cordiale saluto a tutti voi e benvenuti al Memorial Pasquale Stravato. Chi vi parla è Giuseppe Capuano. Le immagini sono guidate da Tiziana Palombi. Tutto è pronto per l'inizio della gara che verrà contrapposte Lituania e Polonia. Iniziamo a presentare le squadre in campo. Siamo dalla Polonia che si presenta con il numero 3 Midovic, 4 Kozlowski, 5 Cempiel, 10 Malik, 13 Mitman, 18 Azimka, 19 Kucic, 20 Zimjak, 21 Zagorski e 23 Malesa. Gli ordini e il 9 ovviamente ce lo siamo dimenticati, 9 Burakiewicz, agli ordini del coach Jurgas Benjamin. Dall'altra parte risponde la Lituania con il lieto Vus Raitas che si presenta con il numero 3 Vaisinas, 4 Zumbris, 5 Austrauskas, 8 Kalinauskas, 9 Baslik, 13 Kaliukas, con 14 Butrmas, con il 15 Naurzevics, 18 Rimkus, 21 Goliancic, 23 Pukste e 32 Mikalajunas. Gli ordini di coach Lukas. Polonia che si presenta già con 2 punti in cascina dopo la vittoria ottenuta a mani basse contro la Partenope 38-92. D'altra parte è la gara di esordio per la Lituania che si presenta come una delle formazioni che vuole sconvolgere questo torneo. Tutto pronto a 10 minuti di palla 2. Entrambe le squadre sono molto cariche, sicuramente da questa partita dovrebbe uscire chi farà la differenza nel girone, visto che la Polonia completerà questa sera il proprio gironcino a 3. Ricordiamo che nell'altro girone ci sono Meta, Itri ed Estonia, anche in questo caso il Meta è in avanti contro l'Estonia, la vittoria è stata di 81-45 per i forniani. Mini girone a 3, dopodiché ci saranno le gare importanti del 20 giugno e poi semifinali e finali del 22 e 23 giugno. Cronometro che è pronto per dare i 10 minuti del primo quarto. Tanti tendono, giocatori altissimi della Lituania, mentre la Polonia ha dimostrato già di avere ottimi numeri e ottimi movimenti. Polonia in maglia rossa e nera questa sera alla destra dei vostri teleschermi al momento, mentre la Lituania è a sinistra, maglia e pantaloncino bianco. Non ci sono stati segnalati due direttori di gara, ma uno di questi dovrebbe essere Giuliano Ciano. Sono ancora arrivati sul campo. Polonia che è un giocatore altissimo, ma dall'altra parte la Lituania ha veramente giocatori molto alti. 23 della Polonia, si tratta della di Kukste. Lui oltre i 2 metri,
possiamo dire che dà del tuo al canestro questo giocatore, viene messo in possesso di palla con le immagini di Tiziana Palombi, giocatori tutti giovanissimi da tenere sott'occhio in questo campionato. Già in fase di presentazione avevamo detto che in questo campionato arrivano veramente dei giocatori che potrebbero giocare in Serie B, fare da under in Serie B, e sicuramente già dai primi annunci ci faranno vedere qualche schiacciata stasera, ove sarà possibile, perché spesso e volentieri non disdegnano l'approccio al canestro i lituani, ma anche i polacchi adesso si allenano da lunga distanza. Polonia che rispetta i colori della bandiera, bianchi e rossi. Fioccano i ringraziamenti, ma ancora non si vede la palla a due. Ovviamente Coach Sluzas sta sfruttando questi ultimi momenti per constatare la forma dei propri ragazzi. Una Polonia che in caso di vittoria andrebbe a 4 punti. Sarebbe praticamente campione di questo girone, mentre in caso di vittoria della Lituania metterebbe in seria discussione la leadership del girone B, e ovviamente la Polonia si fermerebbe a 2. Poi ci sarebbe il duello tra la Lituania e la Partenope Napoli, società che sostituisce la Serbia, quindi sicuramente si decide la leadership questa sera del girone. Fioccano i ringraziamenti da parte dell'organizzazione del Memorial Stavato. L'organizzazione non ha lasciato nulla al caso per un torneo internazionale che punta ad essere tra i migliori in ambito nazionale. Se prendono i quintetti, tenere sott'occhio il numero 18 Zinka della Polonia, lui riscaldamento approfondito, giocatori che tornano al lato, tutto pronto per palla 2. Inizia la seconda giornata del girone B, lato i lituani, mentre la Polonia continua a scaldarsi. Deve essere però tutto pronto, deve essere finito questo lunghissimo warm up di preparazione. Diamo solo l'ok, l'arbitro dovrebbe essere Matteis. Piccolo check anche per noi, l'audio in cronaca dovrebbe essere bello chiaro, prima arrivavano rumori dal palazzetto, credo che la nostra regia abbia risolto. Tutto pronto allora, continuano i tiri liberi i giocatori polacchi.
mentre ancora al lato la Lituania, fa capolino anche Fabio Scarano, uno degli artefici di questo torneo, mentre la tribuna è praticamente stracolma di giovani e non. Bisogna anche pensare che questi ragazzi stanno vivendo a Itri e praticamente è un vero e proprio scambio di opinioni, di pensieri e tutt'altro tra queste due culture, anzi tra queste tante culture. Non arriva ancora l'ok per iniziare, leggerissimo ritardo in questo caso, quindi si attende solo l'ok mentre continuate a vedere i giocatori della Polonia che si scaldano nei tiri dalla lunga distanza, ma anche loro hanno guadagnato ormai la panca. Attendiamo ancora i quintetti base. Si scalda Burakiewicz. Classico playmaker il numero 9. Bandiere pronte. Bandiera polacca, bandiera lituana e bandiera dell'Unione Europea, pronte per entrare in campo. Vedete ora inquadrati i bambini di Itri. Stelle per i due coach che sono lì in ginocchio a dare indicazioni ai propri ragazzi, a dare indicazioni su quello che vogliono da questa gara, sulle loro aspettative. Vedete la panca polacca. Tiziana Palombi mentre Biagio Capuano guida il coordinamento. Si è alzata già la Lituania, si sta per alzare anche la Polonia. Tutti i giocatori pronti a sfilare dietro le proprie bandiere. Abbiamo anche due arbitri, il primo arbitro è Matteis, il secondo Graziani. Vedete lì inquadrati dalla nostra edizione Palombi in maglia blu con il logo ovviamente del torneo, mentre il Toro Ticciarone è pronto a dare il via all'ingresso solenne delle due formazioni con linee nazionali. Diciamo al pubblico che ci sarà un minuto di silenzio, una scomparsa dovuta a pochi minuti ufficiale di campo, la mamma è deceduta 20 minuti fa, per cui ci sarà un minuto di silenzio e dopodiché partiremo con gli inni nazionali. Ci sarà un minuto di silenzio per ricordare. Silenzio. Pronto per iniziare la terza serata, seconda giornata del girone B. Passiamo alla presentazione della squadra Roca contro Lietus Vitas. Ecco che entrano i giocatori uno alla volta. Numero 18, classifica a tutti, numero 19, Cusizzi e a Cuba, numero
Ecco la Polonia che entra. La polacca che è già in campo mentre tocca arrivano le bandiere, si appresta ad entrare la Lituania, Lietuvos Rytas. Squadra in campo, vedete il coach della Lituania a dare il 5 ai propri ragazzi, caricarli, pronti per entrare in campo. Adesso è il momento dell'inno nazionale, prima degli inni ci sarà un minuto di silenzio. Nazionali. Inizia con l'inno polacco. Sembra un po' quei balli di gruppo, seduti, alzati, seduti, alzati. Ragazzi polacchi, che vedete impadati, perché tanto non lo vedo. Che raggiunge il centro del campo. Ora arriva l'inno lituano. No, probabilmente hanno sbagliato l'inno. Infatti i giocatori della Lituania si sono subito spostati. Può succedere. C'è qualche problema con l'inno lituano. Qui senza inno della Lituania non si parte. Tanto la bandiera lituana è già raggiunto il centro del campo. Vabbè, torno indietro. Tutto da rifare.
che parte di scusate, ma l'inno ci è stato dato, non è colpa di questa organizzazione, ci è stato consegnato l'inno lituano. Alla fine si sdrammatizza, anche perché bisogna iniziare a giocare, bisogna cominciare a divertirsi sul campo. Arriva anche la bandiera lituana, pronta a prendere il proprio posto, la raggiunge anche quella europea. Ci rifaremo, tanto ancora un'altra gara, almeno la Lituania. Vedete lì al centro, in quella della nostra Tiziana Palombi, le due bandiere con al centro quella europea. Si attendono i quintetti, anche se quello polacco sembra abbastanza definito. Il numero 3 Malesa, il numero 9 Murakiewicz, prendono la via del campo anche il 21 Zagorski. Oh, no, Burakiewicz, ma bensì 21-23-4 Kozlowski, numero 5 Cempiel e numero 20 Zimiak, dall'altra parte Butimas, col numero 14, col numero 23 Puzke, col numero 5 Astraukas, numero 8 Kalinauskas, e completa il quadro il numero 3 Vaisinus Rausinas. Tutto pronto per palla 2, si inizia partita la giornata. Lituania in possesso di palla, la gioca all'indietro il numero 5 Straunas. Straunas prova a puntare il diretto avversario, poi tentativo da 3 dentro, da 2 non da 3 il punto messo a segno dal giocatore lituano. Subito per la Lituania sugli scudi, dal numero 21 Zagorski sotto, la Polonia prova a giocarla con Malesa. Malesa si prende spazio, torna all'indietro, il tentativo di muro, Malesa bomba da 3, ferro lo va a fare. Allora la Lituania può subito impastire il gioco con il numero 8 Kalinauskas. Kalinauskas la gioca comodo su Puxe, Puxe poi al pallone su Butimas, ancora un giro palla che porta sul perimetro la Lituania, prova a prendersi lo spazio a Strauskas, nulla da fare, poi la bomba, la scaglia il numero 3 Vaisinas, ma nulla da fare, il ferro gli nega questo piacere. Allora può ripartire la Polonia, subito in intersezione Malesa, nulla da fare, serve un avversario, il pallone gli scappa via, ma c'è il fallo, palla al lato, primo fallo per la Polonia, e il pallone che potrà essere giocato da Kalinauskas. Parte il gioco, va il numero 5 a Strauskas, giro palla ancora lungo il perimetro, Polonia che è praticamente in difesa 2-3, bello questo passaggio, liberare Butimas, sale in cielo, terzo tempo e mette dentro, ancora due punti Polonia che butta via questo pallone, mentre la Lituania mette giù un secco 4-0. Adesso stoppato il tempo, subito il cambio, fuori il 20, dentro il 18 Zimjas, fuori entra Zimka per la Polonia, mette centimetri sotto, anche perché Puxe sta facendo il buono e cattivo tempo lì sotto. Lituania che cerca di smaltire il pallone, lo gioca su Vaisinus. Rausinas, tutto chiuso, va al tiro da solo, bombone, altri due punti, 6-0. Polonia in pappa in questo momento, ferma con le quattro frecce. La Lituania che ha avuto subito un grosso appiglio sul pallone. Malesa, c'è la palla che permette al Cempiel
di andare a lanciare lo stesso Malesa, sotto canestro Malesa, c'è fallo su di lui, 8-0-5, 6-0, fallo segnalato dal signor Matteis. Allora, rimessa che sarà da giocare per la squadra polacca sotto il canestro, 8-0-6 con 14 secondi a disposizione per andare al tiro. Non un buon approccio da parte di Zagorski con il pallone, il tiro solo ferro per lui. Può giocare allora Lituania, che non parte in velocità ma preferisce ragionare con questo pallone. Adesso servire in avanti con Butimas, ora Vaisinos, uno dei migliori, Pluske lì sotto, fa il buono e il cattivo. Tanto dall'altra parte Strauskas subisce fallo, non arriva il canestro, ancora fermo 6-0 il punteggio, ma fallo per la Polonia con il numero 5 a Strauskas, che potrà godere di due tiri liberi e perché no togliere lo zero, la polvere da sopra la retina del canestro difeso dalla Lituania. Strauskas, primo tiro, pallone dentro, seconda possibilità allora per il giocatore polacco in canotta numero 5. Strauskas, secondo tiro, palla dentro, un bellissimo chaff, pallone che riparte con la Lituania già dall'altra parte. Si smista su Butrimas, gioca su quest'asse, 5-14, un pallone buttato dalle ortiche in questo caso per i lituani, 6-2. La Polonia che può recuperare i metri di campo con Malesa, va Malesa in posizione di playmaker, si propone per il blocco il numero 18 Azinka. Malesa impatta contro il muro lituano, riesce poi a giocarla su Kloslowski, nulla da fare. Poi Malesa evita il contropiede, tutto chiuso. Strauskas deve ragionare, chiama lo schema, c'è il movimento già di Butrimas, i due dialogano molto, sono i due veri e propri motorini di questa formazione lituana. Poi scappa via, semina gli avversari, saluta e se ne va, pallone dentro, ma canestro non valido per il numero 8 Kalinauskas, passi per lui ma l'arbitro ha visto un tocco prima su di lui, quindi fallo per Kalinauskas. Liberi anche per la squadra lituana, che ha la possibilità di approdare già in doppia cifra. Quindi canestro validato, 8-2, è stato dato il canestro, allora un solo tiro libero, palla sul ferro, nulla da fare, sotto il pallone se lo prende la Polonia, può ripartire già dall'altra parte. Malesa sotto, perde il pallone, poi in seconda battuta riesce a intervenire il numero 5 Strauskas. Piel ha servito per il tiro di Kloslowski, nulla a fare, poi non riesce a gestire la sfera il pallone la squadra polacca, invece già un po' di foga in campo da parte del numero 8 Kalinauskas della Lituania. Ci ha partito il gioco Uxè, perno centrale, va al tiro la Lituania, nulla da fare, questa botta da tre, allora quasi rugbistico il lancio in avanti per Zagorski, seguito in marcatura, tutto chiuso, può ancora giocare per la Polonia. Malesa cerca la tripla, ferro, pallone recuperato dalla Lituania che può gestirlo con Strauskas, chiama lo schema ai suoi, si vorrà sicuramente il passaggio Butrimas. Nulla a fare, il gancio a cercare pure l'altezza di Kuske. Kuske che però non è riuscita a intendersi col compagno. Può ripartire Malesa allora. Va il numero 23 mentre è pronto il cambio per la Polonia, entrerà il numero 15. Bello questo pallone rubato dalla Lituania, il cambio è per la Lituania. Contro il numero 15, va fuori proprio Kuske. Va dentro Narusevicius. Pallone giocato per la Polonia in attacco, palla sotto e arrivano i due punti su azione. Messo dentro Azimka. Ma c'è l'altra parte della Lituania, punta direttamente al canestro. Pallone che non entra.
poco gioco in questo caso per la Lituania, mentre la Polonia va a volare dall'altra parte. Qui mattonata a canestro, nulla da fare per il numero 21 Zagoski. Può giocarla con calma la squadra lituana. Stauskas la gioca su Vaisinas. Vaisinas prova ad ubriacare gli avversari, è uscito nel blocco, poi si perde tra le maglie bianche. Butimas dall'altra parte, Malesa, fallo più canestro per lui. 8-6, la Polonia ha ricucito il gap, goccia a goccia, e sono tornati sotto i giocatori polacchi nella quota falli, 3-2, con la Lituania in vantaggio in questa particolare classifica, potremmo dire così. Allora, subito time out, tutti in panca, a 4.55 da giocare, 8-6, punteggio abbastanza basso. Bisogna capire se è un problema di attacchi o delle grandi difese, questo è sempre il grande dubbio di quanto ci sono questi punteggi sotto la decina. Fatto sta che spesso e volentieri la Lituania si è incaponita in azioni solitarie e ha alternato azioni dove ha mostrato una grande coralità ad azioni solitarie dove si è andato a puntare il canestro, però a testa bassa, guardando più il terreno che il tabellone. Invece la Polonia dimostra di avere un buon gioco, ma ha messo un po' di tempo a ingranare. Torna subito in campo la Polonia, non ci sono cambi, già pronto Malesa a prendersi il libero, che potrebbe dire 8-7, quindi ridurre solo a un gap il punteggio. Pronti a riprendere dopo 5 minuti circa di gioco. Torna in campo il giocatore della Lituania, è entrato Zibris, il numero 4 della squadra lituana. Tanto il tiro di Malesa, nulla da fare, non va il suo libero. Oh, può ripartire il cronometro per i lituani, va il numero 5 a Straunekas, la giocata per il numero 15 Naurezevic, Vicius, bomba da 3, nulla da fare, sotto canestro, se la condannano in due, poi il pallone termina fuori, messa che sarà da giocare per la Polonia, al numero 4 Kuzlowski, fa partire il compagno, Cempiel. Il vuole il movimento dei propri compagni, il passaggio a cercare Azinka, sotto il passaggio per il 21 Zagoski, Murato riesce a trovare il tiro, ma c'è fallo su di lui. 4-19 da giocare, c'è il fallo che potrebbe significare l'aggancio. 8-8, si arriva un altro cambio. Fuori 14, out Butimas, dentro il numero 32 esordio con Michela Junas. Tanto il primo tiro che va a segno, 8-7 adesso con Zagoski, che può impattare 8-8 quando siamo a metà del primo quarto. Secondo tiro, solo ferro, nulla da fare per lui, si accende una mischia, il pallone è ancora polacco, però va a Cempiel a impostare, ha preso la posizione da playmaker, ha lasciato la manica, il tiro, bomba da 3 che si ferma sul ferro, allora può ripartire proprio il neoentrato Zubris. Zubris, passaggio per l'eterno Vaisinas, si muove tantissimo il numero 3, sotto il pallone, ma ottimo l'aggancio di Malesa, fallo su di lui, al limite del tecnico il fallo in questo caso, anche perché dovuto per forza bloccare l'avversario Michela Junas. Malesa stava scappando via per andare a dare del tuo al canestro. Vedete adesso il CT polacco, commissario tecnico, volevo dire così, il coach della squadra polacca, che si lamenta all'indirizzo del direttore di gara, mentre Malesa un po' di imprecisione in questi tiri, in questi liberi. Molto bassa la percentuale di realizzazione dalla lunetta per i giocatori polacchi. Secondo tiro, ancora ferro, 0 su 2 per Malesa in questo caso. Molto bassa per un torneo internazionale.
Tanto buono il giro palla, Zubris prova ad applicare l'avversario, nulla a fare, deve tornare sui propri passi, non c'è il blocco che arriva in questo momento, va a chiudersi in mezzo alla difesa, ma prende l'ascensore in questo caso il giocatore lituano. Penetra bene, appoggia dentro. 10-7, ce l'ha fatta la Lituania dopo tanto tempo a sbloccare questo muro dei 10. Tiro palla che porta Zinka in possesso di palla, poi Malesa cerca la bomba, non lo fare ancora Ferro, pallone conteso, gioca bene da sotto a Zinka, non lo fare però poi si perde nel tiro, può ripartire la Lituania ma con calma a Sauskas. Va Sauskas, passaggio per Zubris e qui esce fallosamente dai blocchi numero 5 di Impettaio, Cempiel. Fallo per lui, intanto due cambi, fuori 3 e 5, quindi Astrauskas e Vaisinas. Era in campo praticamente all'inizio gara, dentro 9 e 21, si tratta di Baslik e Goljancic. Mentre ci sono cambi anche nella Polonia, fuori 5 e 21, quindi Cempiel e Zagoski. È entrato il numero 19 Kucic. Il numero 13 Mittman, tanto pallone sotto, ottimo schema, realizzazione della Lituania. 12-7, già dall'altra parte dentro il pallone, non c'è un attimo di respiro, adesso si stanno sbloccando le due squadre dopo tanto pressing. Zubris cambia un po' destabilizzato, è entrato anche il numero 4 della Polonia, tanto questo tiro che va vuoto, può ripartire Malesa. Malesa fermo sui blocchi, passaggio per Kozlowski, ancora Malesa cerca di sfruttare il blocco portato da Zinka, ma Malesa punta il canestro, riesce a salire ma non trova la via della retina, può ripartire allora la squadra lituana, 2-11 da giocare. Zubris si ferma, tentativo da 3, dentro la bomba che fa esplodere il pubblico da parte di Mikalajunas. 15-9, meno di due minuti. Malesa, passaggio a cercare il compagno Nindovic, sta in campo, ha visto fallo Matteus. Quinto fallo per la Lituania, da qui in poi ogni fallo porterà in lunetta la Polonia. Infatti è già pronto Mindovic, Michael Mindovic, mette a segno i suoi primi canestri. Dentro il pallone, alza un po' la media nei liberi della Polonia. Seconda possibilità per il numero 3. 2 su 2. Precisissimo in questo caso. Numero 3, può ripartire, gioco della Lituania, blocco di Narusevic, poi prova a volare e ci riesce il numero 32, si tratta di Mikalajunas, ottimo il suo approccio alla gara, giocatore che riesce a puntare con naturalezza il canestro partendo da sinistra, intanto c'è fallo sotto, 17-11. Malesa pronto ad andare in panca, non era ancora uscito il numero 23 polacco, lo fa adesso per Mittman. Tanto liberi per Zimka, tiro di Zimka, mette dentro, 17-12, ancora una possibilità per il numero 18. Ferro, si può ripartire allora con il gioco, con il pallone, c'è una stoppatona da parte di Radusevicius, stoppato il pallone al momento del salto del giocatore avversario, spera che sarà da giocare per la Polonia. Mittman, pallone giocato in mezzo dove c'è Kucic. Kucic che è stoppato ancora una volta da Rusevicius,
passaggio in avanti, il tiro da parte di Nicola Jonas, palla fuori, bucato il muro del minuto, 54 secondi, 17-12, punteggio che vede in avanti la Lituania. Palla ancora per Zubis, ci fornaliga praticamente la campana, va al tiro, rimbalzo che favorisce la Polonia, cost to cost, può salire a canestro e dentro, spettacolare l'azione di Kucic, contropiede che ha praticamente lasciato di stucco la Lituania, due passaggi e dentro il pallone, la manuale del basket praticamente, bisogna ripetere. Parte il cronometro, bucato il muro del minuto. Zubis. Forse fallo, infatti è così. Da parte di Mittman. Palla che sarà al lato proprio per Zubis. Una piccola segnalazione tecnica alla fine del quarto. Stopperemo la diretta per poi farla ripartire, quindi rimanete collegati, tanto praticamente impatta a canestro la Lituania, subito pallone dall'altra parte, bloccheremo la diretta, basterà aggiornare, uscirà la nuova diretta, tanto giù un giocatore della Lituania, Zubis. Allora, ancora lunetta per la Polonia, 17-14, la Lituania è sempre stata in avanti ai parziali, nulla da fare per questo primo tiro di Zimka, seconda possibilità allora per il giocatore in carotto numero 18, va al tiro dentro, 1 su 2, 17-15, 29 secondi, parte per il playmaker della squadra lituana Zubis. Zubis scambio, parte a testa bassa, poi ancora un tiro, bombone da tre, ancora una botta dal perimetro da parte di Nicola Jonas, per la seconda volta. Ottimo elemento, ottimo tiratore della Polonia, Mittman stoppato, allora in avanti ma non c'è più tempo per la ripartenza, 20-15 il primo quarto tra queste due squadre, con la Lituania che ha spesso fatto delle ottime giocate. Ci vediamo subitissimo con il secondo quarto, solo il tempo di cambiare il nostro link. Partito il secondo quarto, Polonia che va a attaccare, il canestro della Lituania, Lituania in vantaggio, intanto qui un altro stoppone, poi recupera il pallone ottimamente Butimas, tantissimi stopponi quelli visti fino a questo momento dalle due formazioni, 20-15 il punteggio. Bisogna asciugare il parquet. Sette secondi a disposizione per la Polonia per attaccare il canestro della Lituania. Che può partire, ma c'è subito lo stoppone, buono in questa giocata, allora si ripartirà con la Polonia ancora al lato, non è neanche scattato secondo me il cronometro, anche perché la palla è entrata e uscita, 5 secondi no, ne dovrebbero essere almeno 6. Testa qualcosa da dire alle due panchine, da qualche indicazione,
Allora, c'è stato un errore di conteggio del tempo, 2 secondi praticamente sono in più, quindi siamo su 7 secondi, non su 5. 7 secondi, la Polonia rimette il gioco. Si può ricominciare allora, ma praticamente viene servito un giocatore lituano. Può puntare, e qui forse quasi al limite del fallo. L'arbitro lascia continuare, può ripartire dall'altra parte, Kozlowski. Ah, Malesa è rientrato in campo, non riesce a impattare però a canestro. Non è giocato. Al numero 3, vai Sinas. Saggio giro palla lituano con il numero 8, Kalinaus. Kalinauskas va al tiro da 3, nuova palla la Lituania. Allora è recuperato sotto dall'unica maglia bianca, si trattava di Kucic. Già dall'altra parte la Polonia prova a scegliere la mattonella, la bomba dentro Mindovic, dentro il pallone che vale 3 punti, 20-18. Di nuovo vicino a impattare la Polonia, proprio nel momento in cui la Polonia sembra avvicinarsi, la Lituania piazza la bomba, anche in questo caso con il numero 21, Gojanic. 23-18, ancora lo stoppone. Qui c'è un piccolo battibecco tra due giocatori, problemi tra il 19 polacco Kucic. Fuori il numero 15 Sevicius e il numero 21 Goliancic, proprio lui ha avuto problemi, un giocatore polacco, dopo lo stoppone. Tanto piccolo time out, le squadre al lato, 23-18, avevamo detto, quando la Polonia sembra lì vicina a impattare arriva la bomba dalla lunga distanza della squadra lituana che allontana. Termina il time out, si può rientrare in campo, si deve rientrare in campo. Entra la Polonia, il 23 Malesa, 20 Zignac, numero 5 Centiel, numero 4 Kozlowski e numero 3 Mindovic. Pronto anche vai Sinas a mettere il pallone in gioco, si riparte adesso. Pallone giocato da Kalinauskas, tiro palla per uno dei migliori marcatori, Nikola Jonas, numero 32, si sta facendo notare. Tanto sotto, scappa bene, ottima la giocata, ma non trova il canestro. Numero 14, Butinas. La Polonia può stendersi in avanti, va a puntare il numero 5 ospite, stop al cronometro perché c'è fallo su di lui. 23-18, dentro il numero 21, fuori il numero 4 per la Polonia. Kozlowski in panca, Zagorski in campo. Non è giocato per Mindovic. Bisogna tirare, 12 secondi a disposizione, c'è il tiro dalla distanza, il ferro, Malesa non riesce a tenere il pallone giocabile. Fatto via così 9 secondi la squadra polacca, è riuscita a impattare nel tiro a canestro. A giocare Kalinauskas, sotto il pallone, dai e vai, ma ancora una volta è impreciso Butimas, si mangia un rigore a porta vuota praticamente. Ah, la Polonia già dall'altra parte, il tiro, nulla a fare, serie di braccia, alla fine consegna il pallone alla Lituania,
Kalinauskas, playmaker, questo frangente della squadra lituana sta facendo vedere ottimi numeri. Questi volentieri però non sfruttano la potenza da tre di Mikala Jonas. Tanto entra e mette dentro in questo caso Lituania. Già dall'altra parte il numero 5 Cempiel l'appoggia per Malesa. Jan Malesa, uno dei più chiamati in campo della squadra polacca. Zimniak gioca per Mindovic, va un po' a chiudersi nella zona delle maglie nere. Malesa recupera un buon rimbalzo. Malesa non ha il varco per tirare, allora deve ragionare un po' con i suoi. Il tiro da fuori di Zagoski non lo fa, prova solo Ferro. Può giocarla allora con calma Kalinauskas. Kalinauskas qui forse infrange nel palleggio. Può partire il tentativo di terzo tempo che non riesce al numero 14 Butinas. Un po' sottotono il numero 14 della Lituania, che viene chiamato ora in panca a favore di Narusevicius. Tanto è uscito il numero 3 Mindovic nella Polonia, stava a giocare proprio per Narusevicius. Giro palla che porta Kalinauskas il possesso palla, poi va Kalinauskas, tiro per lui non a fare, rimbalzo dell'ottimo numero 15 appena entrato Ernest Narusevicius, mette dentro il 27-18, tentativo di doppia cifra di vantaggio per la Lituania quando siamo quasi a metà del secondo periodo. Bello questa apertura panoramica. Malesa si gioca lungo il perimetro, va al tiro Malesa, c'è il fallo però sotto, fallo in attacco della Polonia, uno sfondo sotto canestro, rimessa che sarà da giocare per la Lituania. Kalinauskas, piccolo trotto, Kalinauskas è conservato, potremmo dire così, dal Narusevicius. Il tiro che torna al mittente praticamente. Allora Kalinauskas può sfruttare 10 secondi per ragionare e impostare con i suoi. Va l'eterno numero 8, un motorino, che è bravo Malesa che gli prende il tempo, ma Kalinauskas torna giusto sul tempo. Bellissimo questo passaggio, è dentro il pallone Narusevicius a canestro, ma il lavoro l'ha fatto Mikala Jonas, che l'ha messo praticamente a tu per tu con la retina. Tiro da lunga distanza la Polonia, che sembra in affanno in questo caso. Sicuramente coach Burak Jurgas sta meditando per il time out. Lituania che va in avanti con Lucas, palla fuori, dentro in 2, 5-18, fuori 8-3. Kalinauskas, si vede Kalinauskas, pallone di Kalinauskas, fa girare poi la correzione volante di Astrauskas, porta 31 punti la Lituania. Adesso la Polonia è ferma con le 4 frecce, deve ritrovare la via della retina, ci prova un po' forzando in questo terzo tempo numero 21 Zagoski, murato ottimamente. Allora può imbastire Astrauskas, ha preso il posto naturale del compagno numero 8. Intanto tentativo dalla distanza vanificato perché fischiato il direttore di gara. Che sarà da giocare per la Polonia, fuori Mikala Jonas, dentro il numero 14 Butinas, pallone che riparte. Lituania che fa giocare spesso e volentieri tutta la panchina, mentre c'è da segnalare che Pukste è uscito nel primo quarto, non è più rientrato, altissimo giocatore lituano. Tanto Malesa si era aperto un corridoio, non lo sfrutta, preferisce cercare gli avversari, subisce fallo ma non trova il canestro. Ha due liberi a disposizione,
Malesa, il Cooks è pronto a rientrare, l'ho chiamato praticamente a dargli il cambio da Lusevicius, uno dei migliori secondo me della Lituania insieme a Mikalajūnas fino a questo frangente. Malesa va al primo libero, Malesa dentro, seconda possibilità per il numero 23. Non è sul ferro, nulla da fare, si ricomincia a giocare. Malesa passaggia all'indietro per il compagno, va Champiel. Champiel si incaponisce però la Polonia in queste giocate solitarie. La Lituania spesso e volentieri mette giù belle giocate collettive. Stauskas sfrutta un ottimo blocco, palla fuori, c'è un tocco però, ultimo tocco del giocatore lituano, quindi palla che riparte per la Polonia. Champiel in avanti, la giocata che porta in possesso Zagoski, in avanti il numero 8, va al tiro la Polonia, nulla a fare per il numero 5 Champiel. Allora dall'altra parte può giocare a Stauskas. 3-0-3 da giocare, 31-19. Un po' ferma Stauskas, dai vai con Pukse, quasi un libero in questo caso per la Lituania. Pukse salta per l'altro ultimo, non riesce a intercettare, poi partire Malesa, si ferma sull'uscio, prova a puntare il canestro in solitaria, bloccato da parte del numero 5 a Stauskas. Ancora un cambio dentro Goljančić al posto di Lucas. .238 da giocare. Malesa scarica il cronometro buttando addosso l'avversario, era tutto chiuso però per la Polonia. Allora dai vai, si va subito al tiro e dentro, buona la giocata polacca, molto intelligente in questo caso nel gestire il pallone. Può ripartire la formazione ospite della Lituania. Bello il tentativo di terzo tempo, ma alza il muro, stoppato questo frangente. Va al tiro il giocatore numero 5, nulla a fare per Champiel. Può ripartire a Stauskas, 2 minuti tondi. Stauskas prova a sfruttare il blocco, rientra, qui sbaglia nel passaggio, è comunque giocabile il pallone. Tentativo di terzo tempo che arriva adesso. Pukse è qui, era più su del canestro, arriva adesso il canestro per la Lituania, ma Pukse poco preciso, 2,15 metri, Pukse. Ma non li ha sfruttati in questo caso, sono stati poco utilizzati, 2,15 metri. Tanto il pallone dentro da parte della Polonia. 33-23, 1 minuto e 24 da giocare. Stauskas, quasi un minuto al riposo lungo. Tanto altra botta da tre, il ferro non accetta il complimento. Tanto fuori il pallone, potrà giocarla Champiel con Malesa. Va il numero 23, Jan Malesa, uno dei più attivi della Polonia, chiamato spesso in campo. Non abbiamo le statistiche sul minutaggio, ma sicuramente Malesa ne ha giocati un bel po' di questi 20 minuti. Tanto sotto il pallone l'arbitro blocca tutto, passi il giocatore polacco, si tratta del numero 21 Zagoski. Ancora un cambio per la Lituania, fuori il 23 Pukse, va dentro il numero 23, il numero 3 vai Sinus. Poco usato Pukste, o almeno non è un pivot puro come quelli che siamo spesso abituati a vedere
giocato dei campionati italiani, anche quelli dilettantistici e professionali. Tanto pallone in avanti per la Polonia, che vuole ridurre il gap, che adesso dice 12 punti in più per la Lituania. Passaggio per Malesa, va a chiudersi tra le maglie nere, riesce comunque a trovare la via del canestro. 35-25 più 10 per la Lituania. Vai il numero 5 Stauskas, sicuramente scaricherà il cronometro. Stauskas, blocco dentro il pallone, c'è anche il fallo, anzi pallone che non entra, fallo in attacco. 35-25, 3 secondi, si può fare di tutto in 3 secondi. Pallone in avanti, Zagoski, il tiro è dentro il pallone sulla sirena, 35-27, due punti importanti che aiutano a ricucire il punteggio alla Polonia, 35-27, a risentirci alla fine del riposo per terzo e quarto periodo. Pronto per iniziare terzo periodo che ci apprestiamo a vivere. Inizia in questo momento allora terzo periodo che ci apprestiamo a vivere. Arriva questo tiro, Polonia in maglia bianca che affronta la Lituania in maglia rossonera. Stoppato il cronometro, 35-27. Malesa in battuta, pallone giocato in mezzo a Stauskas. 14 secondi per la squadra con Cempiel. Va al tiro Cempiel, ferro, pallone che poi entra. Polonia che ricuce il gap, 35-29, serve una prova maiuscola adesso per la squadra polacca. Non è girato per la Lituania che va al tiro, non va a fare, pallone che non entra, ancora un duello sotto. Alla fine la Polonia è più tonica, si prende il pallone Zimniak. Malesa già dall'altra parte, il cost to cost, uno contro uno, gli chiude il varco, Kalinauskas lo obbliga a sbagliare il tiro. Zubris, possesso palla per lui, poi la gioca per Baslik. Kalinauskas, giro palla ancora per la Lituania che deve pensare a tirare adesso. Palla sotto per Nikola Jonas, si libera forse fallosamente, tiro quasi da casa, ferro, nulla a fare per la Lituania, troppo macchinosa in questa gestione di palla, mette a lato con Matteis che chiama a pulire il parquet. Arbitri Matteis e Graziani. Arriva Aurelio Saccoccio, vecchia gloria del basket Idria, Aurelio Saccoccio, per lui esperienza anche a Scauri, quando Scauri giocò la Serie C2, attuale C Silver, fa parte di quella generazione di campioncini itrani che hanno ben fatto comunque in giro. Malesa
passaggio per il numero 21 Zagoski a girare palla Koloslowski, il tiro poi quasi dal nulla da parte di Cempiel che mette dentro. 35-31, la Lituania è pronta a impattare, infatti chiama subito time out coach Sluzas, vuole i suoi in panca perché praticamente la squadra ospite ha ricucito il gap che sembrava più impegnativo all'inizio. Sicuramente avrà qualcosa a dire in più il coach della Lituania e i suoi. Sono entrati poco carichi, sono entrati poco lucidi i giocatori ospiti. Termina il time out. Nono torneo Stravato che sta vedendo una signora gara tra Lituania e Polonia. Panchina Narusdevicius. Intanto può ripartire la squadra lituana. Possesso per Kalisnauskas. Kalisnauskas, giro palla per il numero 4 Zibris. Tiro e poi pallone dentro. Salito in cielo Butrimas. Malesa già dall'altra parte, mette in movimento per Cempiel. Ora Malesa. Malesa, possesso palla, va il numero 23. Passaggio in avanti, blocca tutto il signor Graziani, visto un fallo in chiave difensiva da parte della squadra lituana. Il Lietuvos Rytas al momento conduce la gara 37-31. Pallone già rimesso in gioco. Zagoski non riesce a penetrare, palla fuori per la Lituania. Pallone già battuto per Kalinauskas. Al numero 8 la Polonia che attende sull'uscio, difesa a zona potremmo dire così per la squadra polacca. Intanto la penetrazione, il pallone è sempre per il lituano. Kalinauskas cerca la tripla, nulla a fare, può ripartire già dall'altra parte l'eterno Malesa, semina un avversario, va su Kalinauskas, mette dentro maiuscolo. In questo caso la penetrazione da parte di Malesa, tanto il tiro da lungo perimetro dentro, c'è la tripla che subito spegne tentativo di impattare da parte della Polonia. 40-33, più 7 per la Lituania, punteggio bassissimo, siamo nel terzo quarto, dovevamo viaggiare intorno ai 60 punti in questo momento. Tanto buono il movimento, va però dentro da parte di Zagoski, nulla a fare per lui. Kalinauskas porta il pallone dall'altra parte, piccolo trotto, non c'è fretta, accelera in questo momento, prova a dare il tuo canestro dentro e ancora una volta la Polonia fa harakiri proprio nel momento in cui sembra poter arrivare al pareggio. Mai in svantaggio la squadra lituana, Malesa e compagni non sono mai riusciti a mettere il muso avanti. Qui ne cambia tre il coach polacco. Allora, praticamente andando per i soli giocatori entrati, Mittman col numero 13, dentro anche il numero 18 Azimka e il numero 4 Kuslowski insieme a Mindovic. Mittman non felice il suo approccio alla gara nel secondo periodo. Intanto ancora la tripla, 45-33 a 6 minuti tondi tondi da giocare. Intanto c'è un fallo su Azimka. Lituania che ha messo un bel gap adesso, più 12, quando sembrava che poteva impattare la Polonia. Intanto
è uscito di nuovo Mittman, non è convintissimo di giocare il numero 13 polacco stasera, è entrato il numero 9 Burakiewicz. Pallone che riparte a Zimka, tentativo da 3 sul ferro, a rimbalzo e più lesta la Polonia, stoppatone da parte del numero 14 che praticamente gli lascia il pallone lì, non fa partire il tiro. Adesso va al tiro e praticamente ha fatto tutto alla grande il numero 14 Brutimas. Applausi e scena aperta per lui. Burakovsky, prima una stoppata e poi una bombona da 3 che pesa sul groppone della Polonia che adesso è in affanno. Sotto il pallone, bello il tiro, nulla da fare. Manca anche un po' di fortuna, potremmo dire così, le maglie bianche. 5-0-3. Piccolo trotto in questo caso per Astauskas. Per lui la staffetta in posizione di playmaker con il compagno con la maglia numero 8. Adesso tutte e due in campo. Tanto ancora un tentativo, si perde l'appuntamento con il pallone Weissinaus. Ancora un bombone, nulla da fare sul suono della sirenetta. Può ripartire allora Burakiewicz. Consegna il pallone a Cempiel, tutto chiuso, c'è fallo in attacco, ha visto bene Graziani. Fallo di Azimka, che ha qualcosa da dire al direttore di gara, ma in questo caso c'è il fallo. Time out, e qui la Polonia chiama il time out. Benjamin Jurgas vuole i suoi al lato per ragionare. 4 e 43 4 e 33 48 a 33, più 15 il vantaggio da parte della Lituania, che ha messo giù una prova convincente fin qui. Tonica la squadra di Sluzas, non ha sbagliato nulla praticamente, mi spiace per la Polonia ma non ha sbagliato nulla la Lituania. Qui vedete la panchina lituana. Termina il time out, dovrebbero rientrare in campo. Qui fa un po' come Mourinho la Lituania, si attarda in panca, ovviamente non c'è il richiamo ufficiale delle arbitri. 4.33. Pallone che riparte. La squadra lituana, il numero 5 Stauskas, e qui bellissimo, vola più in alto di tutti Butrimas, mette dentro il 50-33. Ammutolita la Polonia in questo caso, preso il permesso di soggiorno sopra quel canestro. Pallone giocato per Azimka, prova a seminare l'avversario, nulla da fare, la Lituania si riprende il pallone. ...50-33... fuori in questo caso la giocata per Mikala Jonas, un po' calato in questo secondo periodo. Mikala Jonas si era presentato con due bombe da 3... e qui viene richiamato il numero 14 Butrimas. Si sa che però queste sono le giocate spettacolari, queste sono le giocate belle del basket. Parte la Polonia, scivola in questo caso con il pallone, ma l'esto di tutti è Mindovic a prendersi la sfera. Mindovic la gioca per Cempiel, Cempiel prova la botta dentro, ciaffone per lui. Suona la sveglia, Mateusz Cempiel
giocato ancora dalla Lituania. Buona questa palla a 3 e 12, recuperata da Mindovic, che però non riesce a tenerla gestibile in campo. Riparte la gara, ma il pallone è buttato via. Può riprenderselo la squadra della Polonia. 3-10, stoppatone, qui fioccano le stoppate da parte del numero 5 a Stauskas. Fuori il numero 8 Kalisnauskas, dentro il numero 9 Baslik, fuori anche Mikala Junas, dentro Kalinauskas con il numero 13, è entrato anche Narusevicius. Allora, giocato la Polonia, Asimka mette dentro. 50-38, 2:58 da giocare questo terzo periodo, prima del quarto della verità. Terzo tempo che non va, palla fuori, il tiro da tre, Ferro, poi il rimbalzo è più alto, Asimka in questo caso pesca lui il pallone, dall'altra parte Mindovic, va al tiro dentro, 50-40 Mindovic, e qui arriva il time out chiamato dalla Lituania. Ottime giocate, si sta scaldando la partita con Butimas, che ha fatto vedere grandi cose, volato più in alto di tutti, ha messo dentro, dopodiché ha guardato il mondo dal canestro. Adesso subito a cercare di bloccare l'inerzia, Sluzas chiama il time out per la sua Lituania, mentre sicuramente ne approfitterà anche Jurgas per dare direttive ai suoi. Torna in campo Polonia e Lituania, già dentro il numero 15 Narusevicius, Polonia lo giocherà però la squadra lituana, scivola e rimane sul posto Mindovic, la Lituania, Narusevicius, bellissimo questo canestro. 52-40, tanto la Polonia che va a canestro dall'altra parte, 52-42, gap che non cambia, non è giocato, ancora un canestro lituano con il numero 5 a Stauskas, che si è già rialzato, già dall'altra parte a difendere, ma Lesa non trova il canestro, ma bella la sua azione, quasi sospeso in aria per un frangente. Astauskas prova a raffreddare questo pallone, ma ovviamente i giocatori adesso cominciano a dare il tutto per tutto, arriva il blocco di Ranosevicius, non lo sfrutta la Lituania, tiro quasi da casa, nulla a fare, riparte Mindovic, passaggio per Malesa, prova a puntare Malesa, preferisce tornare, il blocco di Asimka, esce Narusevicius su Malesa, Mindovic gira palla che porta Champiel al ferro. Astauskas prova a raffreddare il pallone, anche perché la Polonia sta accelerando in questo finale di terzo periodo. Astauskas dà ancora del tuo al pallone, il tiro ancora a lungo perimetro, Ferro saltano un po' a vuoto, ma alla fine il pallone si ferma, sarà della Polonia. Dentro Goliancic, Kalinauskas anche lui richiamato in campo, intanto Goliancic
stato segnalato come fresco vincitore dell'Eurolega, si vede giocatori di alta caratura. Il tiro dentro, il pallone per lui. Linauskas chiama i momenti suoi, va a passeggio. Il tiro dentro, il pallone. Gioco di prestigio in questo caso. 56-45, fallo più canestro in questo caso per il giocatore lituano, canotta numero 15. Tanto il tiro sul ferro, nulla a fare. Ancora dietro la sfera, va Goljančić. Goljančić, poi pallone per Kalinauskas. Kalinauskas va al tiro, ferro, si riparte in velocità per la Polonia, non riesce però a tenere il pallone in campo la squadra polacca. 3 secondi solamente per chiudere il quarto. Punteggio di 56-45 più 11 per la Lituania. Ancora un pallone fuori. Dovrà rimettere il pallone Kalinauskas. Va il numero 8. Lancio rugbistico, nulla da fare. Termina il quarto. Palla fuori, il tempo non doveva partire, è vero. È vero, perché il pallone non è stato toccato da nessun giocatore. 2 secondi. Serve praticamente un quarterback più che un giocatore di basket. Time out chiesto dalla Polonia. Sicuramente adesso i due coach andranno a impostare lo schema. Per lanciare il pallone più lontano possibile. Far entrare un canestro che sembra impossibile con 2 secondi, ma tutto può succedere. Intanto già sono pronti i giocatori della gara dopo. Dopo ci sarà una gara tutta italiana col Metaformia e Itri, un derby italiano, potremmo dire così, col Metaformia che potrebbe chiudere già in vantaggio il proprio girone. Ovviamente c'è un cambio, è entrato Puxe. Puxe al centro praticamente di quel triangolo difensivo. Malesa non la vede l'arrivo del pallone. Lancia in avanti, dai, vai Malesa, bomba! Che va! Che va! 3 punti per Malesa, 56-48, questo è il basket, questo è il bello del basket, signori miei. 2 secondi, dai, vai e tira, e il pallone è una bomba da 3 che consegna il 56-48 per iniziare un ultimo periodo carichi a 1000, perché adesso la Polonia vuole impattare, vuole mettere sul rush finale il muso avanti, più 8 il vantaggio della squadra lituana, che è sempre stata avanti ma non è mai riuscita a mettere un gap convincente o a spegnere il ritorno della squadra polacca. Ultimo periodo che ci apprestiamo a vivere. Polonia già pronta a rientrare in campo,
anche la Lituania si appresta ad entrare. I giocatori lituani hanno massima esperienza in campo europeo. Polonia pronta a giocare il pallone con il numero 5 Cempiel, che gioca per Malesa. Va Malesa in avanti, c'è Kozlowski. Malesa cerca la bomba da tre, aveva la mano calda, nulla a fare in questo caso. Può ripartire Kalinauskas. A Kalinauskas, possesso palla per lui, Mikel Jonas prova a ubriacare gli avversari, poi deve tornare sui propri passi. Si torna dal numero 8 Kalinauskas, Mikel Jonas, bomba da tre, nulla a fare. Texte, gli basta alzare le braccia dall'alto dei suoi 2,15 m. Malesa, finta di tiro sotto il pallone, buono per Simca, nulla da fare. In questo caso non è fortunata Simca, non trova il canestro. Kalinauskas, bomba da tre, nulla da fare, scivola anche dopo la realizzazione, ma arriva il canestro della squadra lituana. E qui a Simca, qui si mangia un canestro letteralmente a Simca. Golovin, pallone per Baslik. Baslik, il passaggio in avanti, Fuxte non va a fare, si perde il pallone. Pallone per Malesa, playmaker atipico Malesa, tanto scivola e arriva il canestro per Malesa. 50 Polonia, 58 Lituania, 8 e 14 da giocare. Malesa, abbiamo detto, un playmaker atipico, ma che spesso e volentieri dà del tuo al pallone, trova però la via del canestro. Giro palla Kalinauskas, tanto pallone bloccato e anche un cambio palla, viene accolto come un canestro, tanto fuori a Simca, dentro il numero 20 Zimiak. Pallone che riparte, Cempiel chiude il passo con Janic. La penetrazione Kozlowski da fuori, numero 21 Zagorski, nulla da fare, c'è il fallo. Si accendono gli animi tra Baslik e Cempiel. Fuori Buxte e Kalinauskas, tanto pallone sotto, qui forse attende troppo, ma mette dentro il giocatore della Polonia. Buona la giocata di Zagorski, va il numero 5 ospite a Strauskas. Fallo segnalato da Matteis, fallo che è stato commesso da Zagorski. Palla al lato, pallone che parte, forse doppia, non la segnalano i due direttori di gara. Tanto Strauskas, buono il pallone sotto e qui sbaglia, questa è la notizia. Numero 15 Narusovesi Vizius, tanto c'è un fallo della Polonia, ma ha recuperato un grande pallone il numero 8, il numero 9 Baslik. Arrivano dei cambi, fuori Mikel Jonas e numero 21 Golianic, dentro il numero 14 Butimas e il numero 5 Astrongas, che mette il pallone in moto e dentro la bomba da parte del numero 8, anzi il numero 9 Baslik.
60-52. La Polonia è già dall'altra parte, nulla da fare in questo caso. Baslik si prende un ottimo rimbalzo. Lituania prova a giocarsi il pallone, 6:43 da giocare. Buono il pallone fuori per Baslik, qui Malesa riprende il pallone, vola in cielo e appoggia dentro. Dentro i due punti, aveva tolto la sfera a Baslik, ma ovviamente il canestro era già entrato. Riparte la Lituania con questo errore. Malesa punito immediatamente appena avuto il pallone. Tanto tranne un giocatore, tentativo di schiacciata che non riesce. Malesa già dall'altra parte, va Malesa, butta via il pallone, c'è fallo su di lui, due liberi. È il protagonista per la Polonia. Malesa ha seminato avversari come se fossero semi di pianta. 6:14 da giocare. Va Malesa, primo libero per lui, ferro. Più 6. Seconda possibilità per Malesa, che può scendere a 5 il gap, nulla a fare. Pallone sul ferro per lui. Si riparte per i lituani, 0 su 2 per Malesa, in questo caso paga dazio. Pallone gestito dalla Lituania, sfera da fuori però. 6 minuti. La Polonia ci crede, ma deve mettere dentro anche i tiri liberi in questo caso. Malesa se la sta caricando tutta sul groppone per cercare di battere questa Lituania. Malesa prova a puntare nel Rusevicius, numero 15. Malesa stoppone da parte del giocatore ospite, pallone che riparte. Che aveva fatto Malesa, ma è salito più in alto di tutti Buteminic. Tanto qui dentro il pallone per la Lituania con Narusevicius. Ancora Malesa, protagonista di questa Polonia. Malesa ancora il duello con Narusevicius, prova a passare, saluta il primo avversario ma c'è il fallo su di lui da parte del numero 9 Baslik. Fuori proprio Baslik, dentro il numero 13, Kiliukas. Kiliukas. Non è subito giocato. Ma la Polonia, Cempiel, tutto chiuso, palla fuori. Ancora la Polonia che può attaccare, 7 secondi. Malesa vuole lo scambio, dai e vai, non riesce per la tripla, due avversari, prova a incuniarsi, prova il tiro, molto impreciso in questo caso. Fa tutto bene Malesa, ma dovrebbe giocare anche con i propri compagni in alcuni casi per trovare soluzioni di tiro più facili, anche perché la Lituania spesso e volentieri raddoppia sul giocatore chiave, il numero 23. Bello qui a Stauskas. Sì. E qui se segnava andavamo tutti a casa, un tiro buttato via così. 4:38. Pallone giocato per Nusevicius, Ciro palla a Stauskas. Stauskas cerca la tripla, non la fare, consegna il pallone a Cempiel. Va il numero 5 Teus Cempiel, ancora per Malika, speso tantissimo. Vuole il blocco, lo sfrutta però Malika, ancora lo stoppone, ma c'è il fallo su di lui. Ma come lo fa un po' di lei?
ragazzi, non me ne vogliate, manca sempre l'ultimo colpo a canestro a Malika, a Malesa, scusate, un ottimo giocatore la Malesa, già giocata per Cempiel. Arriverà un cambio per la Polonia, Cempiel in mezzo, buon passaggio per Zagoski, mette dentro Zagoski, 56-62, 4 minuti che accendono questa finale di partita. Kalinauskas, rientrato Laure Sevicius, subisce fallo Malesa, arriva il cambio, fuori lui, no, è uscito il numero 20 Zimiak, è entrato a Simka che ha sul groppone un po' di errori sotto la retina, tanto ci sono i liberi per Nanusevicius, primo tiro per lui, questi sono tiri che possono fare la differenza per Nanusevicius. Secondo tiro, secondo pallone tempo, 64 Lituania, 56 Polonia. Malesa, la Malesa penetra, torna sui suoi passi, il tiro di Alsimica, stoppone di Nanusevicius, poi Kalinauskas ferma il pallone, ragiona, dai e vai con Vasinaus. Kalinauskas si perde il pallone, subito un fallo da parte di Zagoski, due liberi, anche perché è già al bonus la Polonia, a 4 invece la Lituania, e qui sta rimettendo il gap praticamente la Lituania. Kalinauskas, vediamo se riesce a fare il 2-2, primo tiro per lui, il pallone può riportare in doppia cifra il gap. Kalinauskas, solo Ferro, nulla da fare, riparte il pallone con l'eterno Malesa, uomo chiave di questa Polonia, cerca la tripla, non trova neanche la retina, sfera fuori, speso tantissimo Malesa, il suo coach gli chiama il giro palla. Kalinauskas, Kalinauskas si libera, terzo tempo, trova una superstrada per il canestro, la sfrutta e la mette dentro. Tanto pallone bloccato, viaggia, gioco ferma dall'altra parte, 67-56, un gap di 11, mentre Asimka, Anton Asimka è lì dai liberi, primo libero a disposizione di Asimka, Ferro, nulla da fare per lui. Seconda possibilità, Ferro, nulla da fare per Asimka. Palla al lato per questo fallo tecnico che non ha sfruttato la Polonia. Malesa, passaggio in avanti per Zagoski, ora Malesa, finta di tiro, passaggio a cercare Cempiella che trova subito il tiro, Ferro, salto praticamente in tre della Lituania a prendere il pallone. Kalinauskas prova a puntare, nulla a fare, deve ragionare indietro, poi il pallone per Vaisinus, nulla da fare, in avanti per Malesa che ha buon margine, taglia il campo, Kuzlowski si ferma, preferisce ragionare, forse doveva puntare direttamente, si è riposizionata la Lituania, cerca adesso il tiro, nulla da fare per Kuzlowski che non ha scelto il momento giusto per andare al tiro. Fallo del numero 18 polacco
fallo e il pallone passa dall'altra parte con Kliukas che è andata alla lunetta. Sono 7:56, vediamo se arrotonda Kliukas. Primo tiro per lui, a segno, seconda possibilità. Va Kliukas, 2 su 2 per lui, 69-56, time out chiesto dalla Polonia. 2:09. Sta facendo sentire coach Jurgas, adesso inquadrata la panchina della Polonia. Serve l'ultimo colpo di reni in questo frangente per la squadra della Polonia, anche perché praticamente potrebbe chiudere innanzitempo la Lituania la situazione. Torna la Lituania in campo. Lituania che vuole chiudere il prima possibile questa pratica. Torna anche la Polonia. Cempiel, Kuzlowski, Malesa. Poi Zagoski. Il pallone è ripartito proprio per Malesa. Malesa 2:04 da giocare. No, Malesa tutto chiuso, non arriva il compagno in appoggio, deve partire da solo. Malesa va al passaggio, subisce ancora fallo. Secondo me se Malesa giocava nella Lituania non avremmo avuto carte da giocare quest'oggi, visto che spesso i compagni non lo accompagnano nell'azione. Ma ovviamente un giocatore di buona caratura Malesa, un ottimo elemento, pecca un po' sui liberi, bassa la sua media. Mi piacerebbe vedere la statistica perché Malesa ne ha sbagliati tantissimi di tiri dalla lunetta. Bello lo stile, sbaglia però, 0 su 2. Tempo che è ripartito, una mano dietro Malesa ma non l'ha messa dentro. Bello il gesto ma non la realizzazione. Tanto non è che impatta a canestro, libera la propria zona Simca, può ripartire la Polonia. Va in velocità Kuzlowski e ancora una volta gli strozza il pallone Narusevicius. Prestazione maiuscola, tanto fuori Vaios Sinas, dentro il numero 18 Rimkus, esordio in campo per lui. Riparte il pallone a 1:27 da giocare, fallo su Asimka. Asimka, lui e la lunetta. Adesso i saltatori nulla da fare. La Polonia secondo me sta pagando gli errori dalla lunetta pesanti in questo caso. Va dentro il pallone di Asimka, minuto 22, pallone da giocare per Kalinauskas.
Giro palla sul perimetro, a prendersi la sfera, Rimkus, il tiro, ferro alla Polonia, ormai è cotta. Kalinauskas, passaggio ancora al mittente, sotto il pallone, e qui bravo in questo caso il giocatore polacco Zagoski, si riprende un ottimo rimbalzo, poi dopo deve fermare il proprio impeto, tornare indietro per Cempiel, il numero 5. Cempiel lo attende, Rusevicius, Asimka, buono questo pallone per lui, punta il canestro, fallo più canestro. Time out per la Lituania. ...69-59 più 10, c'è il tiro, dopo il tiro libero c'è la time out. Azimka, il tiro, niente da fare, riparte il pallone, piccolo trotto. Kalinauskas ha tutto l'obiettivo di scaricare il cronometro, la Polonia lo lascia fare, penetra in aria, vuole giocare su Butimas. Kalinauskas va al tiro, non lo va a fare, Asimka smanaccia via il pallone, 7 secondi, ma ormai la gara è decisa, 69-59, Lituania sempre in vantaggio, sempre padrona del campo. Ho giocato, palla fuori, 6 secondi, ultimo possesso per la Polonia, riparte Malesa che poi lascia il pallone lì, termina qui 69-59, applausi a questa Lituania che va a pari punti adesso con la Polonia. Campioni in carica battuti da una Lituania veramente sorprendente, da una Lituania che ha fatto vedere ottime cose. Io ringrazio Tiziana Palombi, la squadra lituana festeggia lì al centro del campo perché hanno centrato un'ottima vittoria, un'ottima gara per loro. Adesso ci sarà il saggio di Dallo, dopodiché il derby italiano, rimanete incollati però perché non è finito il grande basket. Vanno fuori i vincitori adesso, il 5, se lo danno i giocatori che hanno perso questa gara, escono a testa alta però perché hanno dato il massimo i giocatori della Polonia, ma questa Lituania è difficile da battere, è difficile da affrontare. Applausi per la Polonia che termina qui il girone, vale che va, sarà seconda, visto che deve ancora affrontare una partita la squadra della Lituania, quella contro il Partenope Napoli.